giorno, mentre accendevo i giradischi, mi sono chiesto cosa sarebbe mai successo se lo slice, invece di chiuderlo in fondo, lo avessi terminato a metà. Guardo in rete e non trovo niente di simile. Scratch nuovo, penso. Tutto contento mi alleno, ma al quinto mese DJ Slego, al quale non avevo detto granché a proposito di questi video, mentre stavamo discutendo sullo Scratch Prism, mi dice che la versione corretta è fatta con Flare, lo G, me lo mostra. In quel momento mi è sicuramente caduto il mondo addosso, ma lo ringrazio ancora adesso perché mi ha sicuramente evitato una bella figura pietosa. Quindi mi scuso fin da ora per tutti gli errori che saranno presenti in questi video e soprattutto per eventuali scratch che io proporrò come nuovi e che invece purtroppo sono già esistenti, come stava per accadermi appunto con lo Scratch Prism. Quindi, tornando al nostro slice, visto che la sequenza dei suoni rispetto al flare è diversa e visto che verrà proposto in altri 4 modi differenti, ho deciso di chiamarlo OG Slice, così da non creare confusione. Allora, per lo slice OG cominciamo ad inizio suono con il fader chiuso, andiamo avanti col disco, fader aperto, torniamo indietro fino a metà, fader chiuso, e per la parte di suono rimanente faremo un piccolo dice. Ripetiamo, avanti col suono, indietro fino a metà, dice. Lo swing flare è formato da slice original, dice in avanti, dice indietro. Ripetiamo, slice original, dice in avanti, dice indietro. Ora mettiamo tutto in loop. Ora faremo lo swing flare partendo da ogni suono. Quando si gira la tecnica può succedere che ci vada in corto il cervello, specie se sono le prime volte che lo facciamo o se azzardiamo cose troppo complicate. Ci viene lo svarione e per qualche secondo abbiamo il cranio in tilt. Psss. Per questo le tecniche vanno girate sempre lontano dai magneti, in un luogo sicuro. Altrimenti finisce che ci cresce la testa, cadiamo per terra e ci rompiamo qualche cosa. Tanto all'inizio i giradischi non ci servono perché non siamo ancora capaci e sbrodoleremo solo qualche suono. E in più il mimare solo con le mani ci farà concentrare l'attenzione solo sulla coordinazione. Quindi lo swing flare ha 4 suoni. Primo suono, secondo suono, terzo suono, quarto suono. Ripetiamo,
Primo suono. Secondo suono. Terzo suono. Quarto suono. Quindi, se cominciamo dal primo suono, abbiamo 1, 2, 3, 4. Dal primo suono. 1, 2, 3, 4. Se cominciamo dal secondo suono, abbiamo 1, 2, 3, 4. Secondo suono. 1, 2, 3, 4. Se cominciamo dal terzo suono, abbiamo 1, 2, 3, 4. Terzo. 1, 2, 3, 4. Se cominciamo dal quarto suono, abbiamo 1, 2, 3, 4. Quarto suono. 1, 2, 3, 4. Fatelo lentamente ed accentate bene i dies. Poi vi verranno puliti e secchi anche quando velocizzerete. Girando la tecnica non solo riusciremo, ma svilupperemo la capacità di fermarci e di ripartire da qualsiasi punto, cioè la riusciremo a suonare. Per riuscire a suonare uno scratch con le terzine dobbiamo raggruppare 3 a 3 le note della tecnica. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ora risulta chiaro che se lo swing lo facciamo in avanti, non è che una volta arrivati in fondo lo possiamo fare al rovescio, altrimenti diventa un'altra cosa. Come pure non possiamo saltare le note della tecnica. Queste cose non le possiamo fare. Dobbiamo cominciare da una nota, arrivare in fondo e quindi ricominciare. Quando vi imparate le terzine, non affrontatele tutte in blocco, ma partite da una e solo quando la saprete gestire bene ne aggiungerete un'altra. Se non andrete per gradi, fonderete i transistor. Lo swing flare 3 è formato da prima terzina, seconda, terza, quarta. Ripetiamo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ripetiamo. Appena ci viene, prendiamo il metronomo, lo impostiamo a 60 bpm e cacciamo una terzina ad ogni beep. Ora prendiamo e dilatiamo tutto. Saliamo di un BPM alla volta fino ad arrivare a 105. Poi torneremo indietro a 50 e lo faremo a velocità doppia, quindi suoneremo lo swing flare 3 nello spazio dei 2/4, non più su tutta la misura.
Visto che siamo DJ, dovremmo essere in grado di mettere a tempo il disco con il metronomo. Il metronomo è lento, quindi abbassiamo la produzione. Ancora, è lento. È ancora lento. Dovremmo esserci. Ora questa produzione gira a 74 bpm. Avevo già parlato sotto qualche mio video della possibilità di trasformare gli scratch suonandoli con le terzine. La stessa cosa la si può fare anche con le quintine e con le settimine, e se lo vorrete potrete sperimentare anche con altri numeri primi. Come recitava una canzone di Jovanotti, il tempo lo chiudo in battute in quattro quarti. E mi cresce la testa e stare insieme sarà sempre una festa. Lo swing flare 5 a 20 note. Prima quintina. Seconda. Terza. Quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Appena ci viene, prendiamo il metronomo, lo impostiamo a 50 bpm e cacciamo una quintina ad ogni beep. Noterete fin da subito che le quintine non affondano le proprie radici nel quattro quarti. Il one click flare posiziona il suo unico taglio esattamente in mezzo alla porzione di suono che utilizzeremo.
si chiama one click flare forward se andiamo avanti, click, oppure one click flare backward se andiamo indietro, click. Se i click li facciamo sia avanti che indietro, questo scratch prende il nome di one click orbit. Quindi, anche per gli slice and dice, che altro non sono che dei flare suonati partendo da un punto diverso, e tra poco vedremo da quale, dobbiamo ringraziare uno dei più grandi innovatori dello scratch, DJ Flare. Avete visto, noi qui a Trento abbiamo la via degli orbit, e in quest'altra via invece graffiano. Più in là ci sono gli X-Slice, che saranno trattati nell'ultimo capitolo. Il One Click Flare Orbit comincia con il fader aperto ad inizio suono. Andiamo avanti col disco e facciamo il click a metà. Torniamo indietro col disco e rifacciamo il click. Fine. Ripetiamo. L'ascolto e l'addestramento all'udito da soli non bastano. Pensate all'evoluzione che ha avuto la lingua parlata grazie alla scrittura. Lo stesso è stato anche per la musica. Lo scratch è un'arte prettamente ritmica, quindi non dovremo lavorare sull'altezza delle note, ma solo sulla loro lunghezza e intensità. Vi darò qualche nozione ogni tanto tra uno scratch e l'altro, così da non appesantire il lavoro, e poi vedremo insieme che tipo di implicazioni avranno tutti questi studi sui nostri graffi. Se di tagli ne facciamo due, questo scratch prende il nome di due click flare orbit. Click click, click click. Questa volta la pronuncia si fa italiana perché il due in inglese da dire è un casino. Questo graffio lo ha inventato DJ Disc. Solitamente il due click viene suonato così. E questo metodo vi tornerà molto utile anche per scaricare i nervi quando non vi verranno le storie. Ma chiaramente se lo girate lo potrete anche suonare. Bit
La misura è delimitata da queste due stanghette verticali all'interno delle quali ci starà racchiuso il tempo dei quattro beep del metronomo. Questa nota, formata da una stanghetta verticale ed un pallino pieno, ha il valore di un quarto di misura, cioè tanto quanto un solo beep del metronomo. Quindi ne serviranno 4 per fare una misura. La doppia stanghetta indica la fine della composizione. Possiamo quindi decidere di fare un drop del valore di un quarto, stando attenti a prendere bene l'inizio del suono e a fare le pause tra le note il più brevi possibili. Ripetiamo l'esercizio più volte. When you're in the shower, practice roaring like a lion. Allora, possiamo alternare i drop ai suoni reverse. Qui ci troviamo di fronte a una doppia scrittura. Sopra abbiamo le note che ci indicano la ritmica, mentre sotto di che tipo di scratch si tratta. Più avanti vedremo anche la differenza di scrittura tra il drop e il suono accompagnato. Today is a very important day. E poi potremmo sfornare cose più complicate. Qui abbiamo nella prima misura un drop, un altro drop, un reverse e un altro reverse. Nella seconda misura abbiamo un reverse, un drop, un altro drop e un altro drop ancora.
Questo scratch lo ha inventato Demetrazios. Si comincia avanti col suono, fader chiuso, OG slice, OG slice reverse. Fine. Ripetiamo. Mettiamo in chiaro alcune cose. Il reverse significa che posizioniamo lo specchio sotto allo scratch, oppure sopra, che è la stessa identica cosa. E quindi il risultato sarà che cappottiamo lo scratch in questo modo. Questo è reverse. Se invece lo specchio lo mettiamo a lato, questo è lo specchio, il nostro scratch lo cappottiamo in questo senso e otteniamo un variant. Il variant significa che ha gli stessi suoni ma posizionati in maniera diversa. Ok? Facciamo un passo indietro. Torniamo al nostro Orbit 2 click. Quindi è fader aperto, 2 click, fader aperto. Se questo scratch lo cominciamo da qua, cioè dal primo taglio, otteniamo questa cosa qui. Ok? Questo è un orbit 2 click cominciato dal secondo suono e ciò che otteniamo è che i tagli, questi quattro tagli qui, sono posizionati in maniera simmetrica tra di loro. Il nostro Fichi Fichi, il nome viene dalla canzone famosa degli anni 80, è un variant dell'orbit perché ha gli stessi suoni, ma però sono posizionati in maniera diversa. Abbiamo detto che il 2 click comincia a fader aperto, click click, click click. Quindi se cominciamo questo scratch dal primo click, otteniamo 2 click, slice, 2 click, slice. Se i due click li facciamo accentati, il risultato è questo. Sentiamo il fichi fichi. Quindi, anche se ci siamo arrivati in tutt'altro modo, ed anche se il fichi fichi ha i dice posizionati in maniera simmetrica, tutto questo a livello di suono non fa chissà che differenza. Quindi si può benissimo affermare che il fichi fichi suona come un 2 click flare
suonato accentato. Compose. Arrivati a questo punto, qualcuno potrebbe dire: faccio un due click flare forward e a questo mezzo scratch ci aggiungo mezzo OG slice. Per fare più fico questo graffio, potrei sostituire il due click con un dice. E ancora completare questo flare scratch posizionando lo specchio qui. E quindi dice, slice, dice, fader aperto. Tutte queste cose verranno ampiamente discusse nei prossimi capitoli e ci saranno talmente tante combinazioni da fare che vi lascio con la promessa che riuscirete a formare e a fabbricare i vostri scratch personali. But why not also have Mad Monk cominciò a screcciare nel 96, ai tempi non lo conoscevo neanche. Un amico gli porta a casa giradischi e mixer e Mad si appassiona agli scratch fin da subito. E senza che qualcuno gli dica niente, si imposta da solo in hamster perché dice che così si trova più comodo. E dopo solo 2 anni di pratica inventa quello che io chiamavo il Mad Monk Crab, ossia un crab rallentato interzinato. Ta 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 ta. Che poi lui nel tempo impreziosì grazie all'uso dei tier. Questo è un video che fece in quel periodo insieme a Bazza il Breaker. Il primo che si vede invece è Loach, un mio grande amico, breaker pure lui e cugino di Mad. Stop.
Lipa.